Mi permetto di premettere alla consueta meditazione una riflessione sull'opportunità di accostarsi al mistero della morte, soglia severa che tutti ci spaventa, a prescindere dalla condizione e dal credo, attraverso il linguaggio per taluni frivolo e non necessario dell'arte. Eppure, e qui sta il pensiero che vorrei mettere a cappello della nostra riflessione, l'arte nasce proprio dalla morte e dal tentativo dell'uomo di reagire ad essa e dare risposte a questo evento avvertito come ineluttabile. L'archeologia e l'antropologia ci dicono che nel momento in cui per la prima volta i sapiens hanno cominciato a confrontarsi con la morte di un loro simile, hanno anche cercato di tenerne viva la memoria e saldo il legame con chi non era più con loro. Le prime espressioni artistiche, nel senso più profondo del termine, hanno avuto origine proprio da questo bisogno religioso che l'uomo ha avvertito in sé, di tenere cioè un legame con la persona defunta. L'arte nasce come reazione allo strappo provocato dalla morte. Interessante. Ora collochiamoci dinanzi all'opera che vi propongo per questo 2 novembre, giorno che la Chiesa Latina dedica alla commemorazione di tutti i defunti. Vi avverto, non è un dipinto facilmente digeribile, come di solito non lo sono le opere di Pieter Bruegel il Vecchio, questo pittore del Brabante, siamo nei Paesi Bassi, vissuto a cavallo della metà del XVI secolo. Si tratta del Trionfo della Morte, un olio su tavola di dimensioni non eccessive, conservato a Madrid nel Museo del Prado. Bruegel fonde nella sua composizione due temi simili ma distinti per origine: il trionfo della morte, soggetto iconografico che si diffuse in Italia dal 300 in poi e che deve aver visto certamente nel suo viaggio attraverso la nostra penisola, e la danza macabra, soggetto affine ma di provenienza nord-europea, a lui forse più noto. Gli ammonimenti morali che stanno dietro a questi due temi, Bruegel li fonde in quest'opera corale, al cui centro sta la morte che cavalca su un destriero scarnificato brandendo la falce, elemento tipico del trionfo, mentre intorno i suoi sgherri, anch'essi scheletrici, uccidono esseri umani di varia estrazione e condizione, dal personaggio in paludamenti regali in basso a sinistra alla gente semplice, passando dai soldati agli ecclesiastici. Per comprendere una tale rappresentazione bisogna tenere presente il contesto storico, politico, religioso e sanitario, passatemi l'espressione, di quell'epoca in cui tali raffigurazioni, e questa in particolare, videro la luce. Guerre di religione, carestie, epidemie di ogni genere. La morte, nella interpretazione che ne dà Bruegel, non lascia scampo a nessuno. Il paesaggio stesso ne è segnato, guardate i toni terrei e l'aspetto arido, privo di vegetazione. Delle navi hanno preso il largo in mare, ma non andranno lontano, sono in fiamme. Insomma, non c'è modo di scampare alla morte. È più del tradizionale memento mori, si tratta di un appello per un'assunzione di responsabilità e che, perdonatemi, a me sembra molto attuale. Non voglio fare riferimento ai testi liturgici odierni e aggiungo solo una riflessione di uno spirituale ortodosso contemporaneo, Anthony Bloom. Porta in te il pensiero della morte, ci dice la tradizione ascetica, allorché rammentate queste parole a un uomo d'oggi, egli le rifiuta. Come? Devo vivere per tutta la vita, la mia lunga vita d'uomo, nell'orrore della morte che verrà. Tutte le gioie devono essere avvelenate dalla certezza che avranno fine. Ogni amore deve essere terrorizzato dall'idea della sua perdita. Ogni bellezza non fa che manifestare il momento stesso della propria corruzione. Ma è davvero questo che volevano dire gli antichi asceti quando invitavano a pensare costantemente alla morte? Credo di no. La morte è l'unico evento che possa farci crescere alla statura della vita. Senza la morte, la vita rischierebbe di essere così mediocre e meschina. Nell'istante in cui la morte si erge davanti a noi o entra, per esempio, nel nostro ambito familiare, tutto acquista una dimensione veramente umana, cioè divino-umana.
Molte persone non sanno vivere, non possono vivere perché non giungono a questa conoscenza della morte. Non perché abbiano paura, ma perché continuano a spingere la morte in un futuro lontano, perché credono di lasciarla inaccessibile e così non giungono mai alla piena misura della propria umanità. Questa piena misura noi possiamo raggiungerla solo scoprendo la grandezza della nostra umanità attraverso una revisione tanto grande e profonda quanto lo sono le profondità umane. Allora scopriamo che queste profondità non sono solamente a misura d'uomo, ma a misura di Dio. C'è dunque nella coscienza della morte un affinamento del nostro senso della vita, l'acquisizione di una sensibilità particolare alla dinamica della vita. Solo il ricordo della morte ci rende pienamente uomini, grandi quanto la morte e quindi grandi quanto la vita. Al di qua di tale presa di coscienza, siamo ancora al livello dei topi e rischiamo di non crescere mai.